Cosa succede dopo la morte? Non lo sappiamo di preciso, ma in base alle testimonianze raccolte nell'arco di decenni di studi e ricerche, qualche idea ce la siamo fatta. A quanto pare la reincarnazione sarebbe una realtà, ma cerchiamo di capirne di più. Benvenuti a X Dimension. Noi esseri umani siamo fatti di materia, ma anche di energia. Questa energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma, per cui alla morte del corpo fisico migrerebbe altrove. Numerosi casi di NDE, Near Death Experiences, ci sono stati utili per capire cosa c'è dopo la morte. A molte persone è successo anche di rimanere morte per alcuni minuti prima di essere rianimate e riportate alla vita. Al loro ritorno dall'ignoto, solitamente raccontano tutti cose molto simili tra loro. I vari testimoni affermano di essersi visti morti, di aver visto il proprio corpo giacere senza vita, mentre i dottori cercavano di rianimarlo, poi di essere entrati in questo tunnel di luce e, giunti in un luogo meraviglioso, di aver rivisto i propri cari, morti tempo prima. Questo luogo potrebbe essere quello che molti definiscono con il nome di paradiso. Tuttavia, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, non sarebbe eterno e non sarebbe uguale per tutti, in quanto saremmo noi stessi a creare la nostra realtà. Per questo, a seconda delle scelte e delle azioni compiute in vita, alcuni sono obbligati o scelgono di ritornare sulla Terra per continuare il proprio percorso di crescita, perché il nostro pianeta sarebbe proprio una scuola dove poter crescere mediante la sofferenza e i vari problemi della vita. D'altronde si sa, quello che non ci uccide ci fortifica. Per poter progredire dimentichiamo molti dei ricordi appartenenti alle vite passate. Sarebbe traumatico ricordare le nostre morti precedenti o i nostri affetti. Se ricordassimo tutto, d'altronde non potremmo vivere serenamente in questa vita. Ma non dimentichiamo proprio tutto, perché di vita in vita cresciamo e diventiamo più saggi, più giusti, avvicinandoci così a quello che potremmo definire Dio. Ma esistono prove di tutto questo? Quali sono i casi di reincarnazione più rilevanti? Brian Weiss è uno psichiatra e, come tanti, all'inizio della sua carriera era molto scettico in merito alla reincarnazione o al paranormale in genere. Il suo era un approccio del tutto scientifico e accademico. Tuttavia, negli anni Ottanta, ebbe a che fare con una paziente di nome Catherine, nome fittizio, diversa dalle altre. Non sembravano esserci traumi infantili che potessero giustificare le sue fobie del presente. Allora un giorno il dottor Weiss sottopose la ragazza a una seduta di ipnosi regressiva e le chiese di ritornare con la memoria, autonomamente, all'origine dei suoi problemi e lei ricordò una sua vita passata risalente a molti secoli prima, nell'antico Egitto. Lo psichiatra, dapprima scettico, decise di approfondire il caso e iniziò così a interessarsi di reincarnazione. Oggi al suo attivo si contano centinaia di casi trattati e molti libri scritti sull'argomento, tutti molto interessanti. Soprattutto ricordiamo il suo libro di esordio, Molte vite e molti maestri, in cui racconta la sua conversione e il caso di Catherine. Nei libri di Brian Weiss si trovano innumerevoli casi di reincarnazione, in quanto il fenomeno è molto diffuso in tutto il mondo. Tanto per citarne alcuni, ricordiamo il caso di Cameron Macaulay, che iniziò a ricordare la sua vita precedente all'età di 3 anni. I genitori vollero saperne di più e lo portarono nel luogo in cui lui diceva di essere vissuto e scoprirono che il tutto corrispondeva quasi esattamente con quello che diceva il bambino. Così come è interessante il caso di Shanti Devi, ricordò la sua ultima vita passata. I genitori anche in questo caso vollero saperne di più, anche perché in India la reincarnazione è conosciuta e accettata da tutta la comunità. Così si poté appurare che il racconto della bambina corrispondeva alla verità e addirittura Shanti Devi poté anche riabbracciare i parenti ancora in vita che aveva conosciuto nella sua vita precedente. La cosa più impressionante è che ricordava esattamente dei dettagli della sua vecchia casa e delle persone che ci abitavano. L'unica spiegazione plausibile è che effettivamente avesse abitato lì nella sua vita precedente. Dorothy Louise Eddy, invece, all'età di 3 anni, dopo essere caduta e aver battuto la testa, iniziò a ricordare una vita precedente risalente all'antico Egitto. Diventata adulta, decise di trasferirsi al Cairo e di cambiare nome in Om Seti. Dimostrò agli egittologi in più occasioni di conoscere dettagli di certi luoghi e tombe dell'antico Egitto, fino ad allora sconosciuti. Le sue conoscenze si poterono spiegare soltanto accettando il fatto che il suo caso di reincarnazione fosse autentico. La menta, l'amore, lo so, vincerà anche la morte. Così ti vendicherò. E finalmente porrò la parola fine a questa storia, fatta d'odio, di amore, di felicità e dolore. La tua storia, menta,
nostra storia. Una storia che ha inizio molti secoli or sono, quando io, Dante, indossavo forme femminili e avevo un altro nome. Il mio nome era Artemisia. Aminta? Sono io. Potrebbero sentirci. Ma siamo soli. Finalmente. Questi sono soltanto alcuni casi di reincarnazione di cui potremmo parlarvi. Ce ne sono moltissimi e una puntata non ci basta. Approfondiremo ulteriormente l'argomento in futuro, anche nelle dirette che solitamente faccio su Twitch, Storia, Cultura e Misteri. Potete vedere le registrazioni passate sul nostro canale YouTube. Chi volesse sperimentare da sé la regressione alle vite passate può seguire le innumerevoli guide che si trovano online in internet. Altrimenti sappiate che in appendice di quasi tutti i libri di Brian Weiss sono presenti degli esercizi di autoipnosi che potete anche fare da soli o facendovi aiutare da qualcuno. Chissà che in questo modo non riuscite anche voi a scoprire chi siete stati nelle vostre vite passate. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Alessandra Bresciani, terapista in Ayurveda, laureata in infermieristica, ipnologa e naturopata infantile. Ciao Alessandra! Ciao Giorgio e grazie per essere qui, sono molto felice di potervi raccontare qualcosa oggi. Dal 2016 Alessandra è ipnologa con specializzazione in ipnosi regressiva alle vite precedenti. Alessandra, cos'è l'ipnosi regressiva? Allora, l'ipnosi regressiva è una tecnica terapeutica che era stata usata per la prima volta da uno psichiatra americano di nome Raymond Moody e che poi è stata divulgata da Brian Weiss, ed è una tecnica che serve proprio a scavare nell'inconscio per andare a recuperare traumi del passato che non sono ancora stati risolti, in modo tale da poterli ricordare e di conseguenza elaborare e risolvere. Che cosa si può ottenere applicandola? Allora, applicando l'ipnosi regressiva, innanzitutto è importante che ci sia, diciamo, una fiducia da parte della persona che decide di fare l'ipnosi con l'ipnologo, e si può ottenere di andare a ricordare dei ricordi molto molto remoti, addirittura delle vite precedenti, e andando a ricordare eventi del proprio passato, anche della propria infanzia, in particolar modo eventi che noi reputiamo traumatici e che quindi riportano delle problematiche, delle questioni irrisolte o dei nodi del nostro passato, siamo in grado di conseguenza di prenderli coscienza e quindi di portare lo stato inconscio in superficie, di sottoporlo allo stato conscio e quindi di conseguenza di elaborarlo anche razionalmente e di conseguenza di scioglierlo e quindi di trovare il nostro equilibrio, il nostro stato di benessere nella vita attuale. È possibile quindi ricordare vite passate? Sì, è possibile ricordare vite passate. Una delle motivazioni principali per cui si fa l'ipnosi regressiva è proprio quello di ricordare vite precedenti, laddove in questa vita non c'è una possibilità di risolvere una problematica, molto facilmente si trova in una vita precedente, e a volte questa si presenta anche attraverso dei flashback, attraverso dei déjà vu, attraverso i sogni. E l'ipnosi regressiva può essere a volte anche paragonata a una sorta di déjà vu, è un po' come vedere un film dentro di noi che ci presenta in terza persona quello che è accaduto e ci permette di elaborarlo in modo sia soggettivo, quindi emotivamente, ma anche oggettivo, con una sorta di distacco che ci permette quindi di poter elaborare meglio, con più praticità, la questione nel presente. Ricordi un'esperienza particolarmente significativa? Di esperienze ce ne sono state molte, anche molto particolari. Ci sono state casi di persone che sono arrivate con delle fobie in particolar modo importanti, come per esempio la fobia degli spazi chiusi, la fobia del buio, la fobia di alcuni animali, e attraverso l'ipnosi regressiva hanno ricordato delle morti in vite precedenti causate da un determinato animale piuttosto che da una situazione di chiusura, e il ricordo di questa morte ha risolto immediatamente la fobia della persona. Di cosa parla il tuo libro? Allora, è un romanzo sull'ipnosi regressiva,
parla di Jonah, che è sostanzialmente un infermiere, che nel corso di una vita molto normale, molto semplice, si approccia con l'ipnosi regressiva e scopre che attraverso l'ipnosi riesce a districare tutti dei nodi familiari, dei nodi della sua vita, del suo passato, relazionali, che pian piano lo portano a riscoprire delle grandissime verità non solo per se stesso, ma per la vita e l'esistenza in generale. E questo lo porta a un'evoluzione della propria anima, a una crescita personale e poi al raggiungimento di obiettivi che non reputava possibili nella sua vita attuale. Per approfondimenti vi ricordiamo che sul nostro sito croponline.org c'è un'interessante intervista fatta proprio da Alessandra non molto tempo fa. Beh, grazie Alessandra. Grazie mille a te Giorgio, sei stato gentilissimo e grazie a te per l'intervista. Grazie mille per la tua disponibilità. Ci sono innumerevoli libri che parlano di reincarnazione. Partiamo con Anime Infinite, Infiniti Mondi di Giorgio Pastore. Qui sono riportati alcuni casi di cui si è parlato in questa puntata e molti altri altrettanto interessanti. Brian Weiss è un punto di riferimento importante se si parla di reincarnazione. I suoi libri sono tutti essenziali e non possono di certo mancare nella vostra biblioteca del mistero. Tra tutti, vi consigliamo di iniziare la lettura dei suoi libri partendo dal primo, Molte vite, molti maestri, un bestseller mondiale che, senza esagerare, potrebbe cambiare il vostro modo di vedere la vita. Un'altra autrice fondamentale è l'italiana Manuela Pompas, la quale da anni si occupa di reincarnazione. I suoi libri sono tutti molto intriganti e raccolgono diversi casi trattati dall'autrice stessa. Per concludere, vi consigliamo anche Vite di Giona, Viaggio di un cuore eterno di Alessandra Bresciani, nel quale si parla di reincarnazione, ma anche di amore, in un romanzo che trae ispirazione dalle innumerevoli esperienze dell'autrice. Buona lettura!